che un avvocato con sintesi giornalistica sia un ibrido eccezionale, perché lui riesce sempre a dire cose importantissime in poco tempo, con ritmo poi, perché il ritmo molti se lo scordano, ma chiunque scrive sa che è fondamentale. Adesso ci avviamo a concludere questa prima parte con interventi di Francesco Di Costanzo e Gabriella Iacomella. Francesco Di Costanzo è il presidente di Pia Social, che è l'organizzazione che in 2 anni, ecco, gli risparmio un po' di presentazione così può andare subito nel merito, ci parlerà delle esperienze social, del mondo che lui costantemente monitora con interventi e con una serie di strumenti. Pia Social è su tutti i social oltre che sul web, e che partendo da una rete degli operatori della comunicazione social a Palazzo Chigi è diventata una realtà nazionale importante, che già partecipa a una serie di processi legislativi attraverso la consultazione pubblica sulla circolare 2, attraverso il modello organizzativo che poi è stato condiviso anche con le FNSI, insomma è un punto di riferimento ineludibile anche sull'amministrazione aperta in questa settimana, ha un calendario ricchissimo di contributi. Insomma, mi fermo qua perché sennò sembra che poi uno voglia in qualche modo elogiare troppo un ospite. A te Francesco. Grazie Sergio. Ovviamente oltre all'avvocato giornalista abbiamo anche il barbiere giornalista, no? Che, di cui parlava prima Raffaele, però al di là di questo io volevo ringraziare, lo faccio subito con Ernesto perché sta andando via, Pia Social è entrata nell'Open Governance Forum qualche mese fa e spero e mi auguro, insomma, si sia dato un contributo importante con molti eventi in tutta Italia. Anche ora in contemporanea, insomma, ci sono eventi in Veneto, in Friuli, in Emilia Romagna, quindi insomma abbiamo cercato di dare un contributo, così come devo ringraziare il Ministero della Pubblica Amministrazione, il Formez, il Ministro che sta arrivando, l'OCSE e la Federazione Nazionale della Stampa. Io però, prima di entrare su cosa dobbiamo fare da qui in avanti, perché poi qui ci siamo tutti trovati per continuare un percorso, insomma, quindi la cosa fondamentale è non fermarsi, però bisogna anche dire che è stato fatto veramente tanto in questi ultimi 2-3 anni, un po' l'hanno detto anche loro, però vorrei sottolinearlo perché non era per niente scontato. Insomma, quando si è iniziato questo percorso, per quanto ci riguarda, a novembre del 2015 a Palazzo Chigi con i primi stati generali della nuova comunicazione pubblica, molti di quelli che poi saranno protagonisti anche dopo o che potete conoscere in sala, perché ci sono tanti protagonisti delle nostre PA sia locali che nazionali, neanche sapevano di essere buone pratiche, neanche sapevano di fare un grande lavoro su strumenti social, chat, web in generale, e mi chiedevano proprio: ma siamo sicuri, insomma, che dobbiamo presentare la nostra esperienza? Perché noi abbiamo iniziato da poco, ci siamo messi quasi, come dico sempre io, con una sana improvvisazione su questi strumenti e sono tutti diventati delle straordinarie pratiche, delle eccellenti pratiche, e di questo lo ringrazio anche Alessandro Bellantoni, perché l'invito che ci ha fatto anche a dei recenti convegni organizzati dall'OCSE è stato un grande riconoscimento, ma non per me che ho partecipato, ma per tutta la rete Pia Social e per tutti quegli straordinari professionisti che abbiamo in tutta Italia e che poi sono il motore su cui noi tutti dobbiamo continuare il lavoro. Quindi cosa abbiamo raggiunto? Una grande consapevolezza, perché 3 anni fa, quando qualcuno diceva che i social erano strumenti utili, non erano solo un passatempo, erano un lavoro vero e proprio, qualcuno, come dire, qualche dubbio ce l'aveva. Questo oggi credo, insomma, anche chiedendo a chiunque di voi oggi, anche nei tanti convegni che noi seguiamo, partecipiamo e quant'altro, nessuno più può dire che i social non sono strumenti di straordinaria utilità pubblica, e questa è una consapevolezza, è una cosa che abbiamo raggiunto. Abbiamo buttato giù dei muri che erano belli alti, per questo dico che non era per niente scontata questa cosa, e dal, come dire, bisogna starci o meno, insomma, esserci o non esserci, oggi siamo tutti qui a parlare sul come starci,
con quale qualità, con quali strumenti, con quale organizzazione. Quindi, come dire, questi 2 anni sono stati fondamentali da questo punto di vista. Ci siamo molto volentieri tolto un argomento, insomma, il titolo del convegno a cui ho partecipato a Parigi era The New Normal. Io mi auguro, l'ho detto anche lì, che questo new normal, cioè la nuova comunicazione, prima o poi toglieremo questo nuova davanti, sia la normalità della nostra PA, sia la normalità della comunicazione pubblica, sia la normalità del quotidiano, dell'informazione che viene fatta dalla PA e in generale dal settore pubblico, perché ci sono anche tante aziende pubbliche di servizi che ne fanno uso. Cosa abbiamo trovato anche con la rete PA Social? Un entusiasmo, una voglia di fare e tantissime professionalità in giro in tutta Italia. Quindi anche quando si sente dire nella PA ci sono solo, come dire, persone che perdono tempo o che non sono in grado di fare un certo mestiere, non è assolutamente vero. Non si può fare un elenco, come dire, vi invito ad andare sul nostro sito e a seguirci, perché ce ne sono veramente tanti, ma veramente tanti, che ogni giorno attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso le chat, attraverso i siti web nuovi e migliorati in questi anni, ci informano ogni giorno e sono un servizio pubblico straordinario. E spesso queste esperienze di PA sono e possono essere modello anche per il privato. Quindi si ribalta il concetto che la PA deve sempre inseguire qualcun altro, no? In questo caso noi abbiamo delle esperienze che sono arrivate anche prima del privato. E come dire, oggi la quantità l'abbiamo raggiunta, perché se voi andate a vedere Presidenza del Consiglio, ministeri, maggioranza dei comuni, regioni, aziende pubbliche, camere di commercio, insomma non faccio l'elenco, li trovate più o meno tutti sui principali social network, alcuni li sentirete anche dopo, addirittura in chat, quindi ancora più vicini al cittadino. Utilizzano, dopo ne parliamo nello specifico e ne parleranno meglio di me chi li ha creati e li sta portando avanti, però entrano proprio sullo smartphone del cittadino con servizi utili. Io dico sempre che se un tweet, un post, un messaggio in chat ti migliora la giornata, ti risolve un piccolo problema quotidiano, capite bene che cambia radicalmente il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino. Poi ci sono le cose che hanno già detto loro meglio di me, lo ha detto Sergio all'inizio, la circolare sul FOIA dopo la consultazione pubblica, lì per la prima volta sono nominati social e si invita la PA ad usarli. Era una cosa che magari sembra anche scontata ora, ma non lo era per niente. L'articolo 95, anche se io mi auguro vivamente, come diceva anche Raffaele prima, che si superi, ed era obbligato dalla legge 150 questa, come dire, suddivisione tra comunicazione e informazione, quindi diciamo così la vecchia suddivisione tra i giornalisti, i comunicatori e quant'altro. Io spero si vada ad un superamento, ma quell'articolo 95, e risottolineo perché bisogna dirlo che non era per niente scontato e hanno fatto un grande lavoro e noi abbiamo cercato di dare un contributo, quell'articolo 95 è un ulteriore passo verso il new normal, cioè per arrivare ad avere professionisti, organizzazione, insomma un nuovo modello di PA sulla comunicazione pubblica, così come la commissione che dovrà individuare queste nuove figure professionali che siano in grado di gestire i cambiamenti organizzativi e di promuovere, come dire, comportamenti innovativi, come c'è scritto nel testo, no? E i comportamenti innovativi sono tanti, sicuramente la nuova comunicazione è uno di questi. Cosa dobbiamo fare? Allora, e spero tra l'altro che questo articolo 95 vada anche nei comparti sanità, scuola, sull'organizzazione degli enti locali, perché alla fine facciamo tutti lo stesso mestiere, quindi questo tipo di riconoscimento contrattuale non solo e di organizzazione deve andare di pari passo anche, come dire, negli altri settori, negli altri comparti. Velocemente, cosa dobbiamo fare da ora in poi? È quasi un programma, quindi, come dire, ve lo presento, e dobbiamo impegnarci molto tutti, ovviamente
come sempre, e rinnovo qui la disponibilità dell'associazione PA Social, mia personale, ma di tutti quelli che ne fanno parte, a partecipare e dare un contributo. Dobbiamo appunto puntare sui nuovi profili professionali, ma di cosa si parla? Ovviamente non c'è solo la comunicazione, ci sono anche altri profili professionali, però sul lato comunicazione i famosi social media manager, social media strategist, tutta la parte degli open data, dell'analisi dei dati, tutta la parte del visual design, quindi anche saper raccontare le cose che si fanno attraverso grafiche chiare, intuitive, che, come dire, il cittadino capisca di cosa stiamo parlando. Queste sono tutte cose, il community organizer, ora non vi faccio, come dire, tutto l'elenco, però sono tutte figure, il videomaker, insomma ci sono ormai tantissimi strumenti e funzionalità che dobbiamo saper utilizzare. Per farlo servono anche nuove figure professionali, e quindi mi auguro che in questo percorso si tenga conto di questo, perché, e questo bisogna dirselo, ad oggi, ne prendo uno a caso, il social media manager non è riconosciuto nella nostra PA, non esiste, cioè esiste in modo, come dire, in vari modi, diciamo così, anche creativi su tutto il territorio italiano, però non ha un riconoscimento formale per, e torno al punto iniziale, perché era considerato quello che gioca col cellulare. Ovviamente questa, come dire, visione fortunatamente l'abbiamo buttata giù e superata, però era quello, e quindi ovviamente bisogna arrivare a un riconoscimento. Dai profili professionali, molto legato, c'è una nuova organizzazione. Lo diceva prima anche Sergio, noi abbiamo fatto una proposta concreta in attesa, mi auguro, di una legge 151, non come numero ma per intendersi, cioè un aggiornamento della legge 150, che è necessario anche per quello che diceva Raffaele prima, perché sennò si rimane sempre ancorati lì e non si riesce ad andare oltre. Però già oggi a leggi vigenti, e c'è già chi lo sta facendo, cito ad esempio il Comune di Prato con cui stiamo facendo un percorso comune, oggi noi possiamo avere un'organizzazione diversa da redazione unica, perché oggi gli strumenti social, le chat e tutti gli altri, come dire, superano di colpo gli steccati e le divisioni che abbiamo visto con la legge 150, ma non perché ci stanno antipatici quelli della legge 150, ma perché semplicemente è cambiato il mondo. Quindi quando io vado a rispondere su Twitter, su Facebook o su qualunque strumento, io sto facendo varie funzioni, sto facendo ufficio stampa, sto facendo l'URP, sto facendo trasparenza, sto facendo citizen satisfaction, in molti casi organizzazione di eventi, comunicazione interna, sto facendo un sacco di cose che oggi fanno parte di varie funzioni della nostra PA. Quindi noi dobbiamo lavorare, noi abbiamo, gli abbiamo dato anche un nome, ufficio comunicazione, stampa e servizi al cittadino. Trovate tutto sul nostro sito piasocial.info se volete approfondire, però la logica, per farla breve, è di una redazione unica, una redazione diffusa che lavora insieme per avere il prodotto finale, che è il servizio al cittadino, è l'informazione giusta al cittadino nel momento giusto, perché io magari ho bisogno di voi una volta l'anno, ma quella volta l'anno vi voglio trovare lì. Vi voglio trovare a portata di cittadino e, diciamo, anche di smartphone, in modo che io magari, come dire, perdo poco tempo, risolvo il problema che ho e avrò una percezione completamente diversa di questa PA, diciamo, di riferimento che in quel momento mi serve. Sulla legge l'ho già detto, insomma, noi siamo disponibili e ci auguriamo di portare avanti questo percorso. Le altre cose su cui secondo me c'è da fare un passo sono i servizi digitali, perché anche qui spesso è stato fatto un grande lavoro negli ultimi anni, team per la trasformazione digitale, agenzia per l'Italia digitale e quindi anche il Ministero per la Pubblica Amministrazione, cioè è stato fatto un grande lavoro anche di, come dire, per semplificare, per rendere più semplice ad esempio i siti web con le linee guida, che sono linee guida di design, ma che vuol dire non che bisogna essere più belli, ma che bisogna essere più semplici.
e far sì che il cittadino che si approccia a qualunque pubblica amministrazione abbia la possibilità di trovare quello che vuole, quello che cerca in quel momento, nel tempo minore possibile e con soddisfazione. E il design e la semplificazione anche strutturale dei siti web è utile per questo. Però cosa manca sui servizi digitali, secondo me? Manca un grande lavoro di comunicazione, perché bisogna arrivare ai cittadini. I cittadini spesso, se vedono che le cose sono complicate, tu puoi aver fatto anche l'applicazione, il sito, la piattaforma più bella del mondo, però rimane qui tra di noi nei convegni, perché poi sul territorio i cittadini vogliono roba semplice, vogliono cose, quello che dovrebbe essere il digitale, che gli semplificano la vita. Quindi noi dobbiamo, secondo me, fare un bel percorso di comunicazione pubblica, buona e nuova comunicazione pubblica, per portare, diciamo così, a terra questi servizi e far sì che i cittadini li utilizzino davvero. Sulle fake news, poi so che abbiamo anche l'intervento successivo su questo, quindi sarò brevissimo. Secondo me, oltre al fatto che le fake news sono sempre esistite e oggi non fanno altro che poggiarsi su strumenti di grande forza e di grande impatto, che sono appunto il web e i social network, però quegli stessi strumenti hanno le stesse potenzialità negative che hanno con la fake news, le hanno in positivo. Quindi noi, intendo il settore pubblico, ha una grande chance e può essere un antidoto decisivo alle fake news. Eliminarle, si possono fare leggi e quant'altro, è impossibile, perché eliminarle del tutto è impossibile. Combatterle, sì. E il cittadino cosa cerca? Perché se io mi devo informare ora sui famosi vaccini o su altre cose, io che vado a cercare? Un punto di riferimento che mi dia l'informazione corretta. E chi meglio della PA può rappresentare questo punto di riferimento? Quindi noi dobbiamo investire su questo, dobbiamo saper usare questi strumenti, dobbiamo esserci e combattere questo uso scorretto, come dire, avendo gli strumenti per farlo. E quindi si torna alle professionalità e quindi anche a un grandissimo, e questo è l'ultimo punto, investimento sulla formazione continua, anche perché questo è un mondo, oggi parliamo di alcuni strumenti, domani l'altro ce ne saranno altri e nuove funzionalità arriveranno, quindi una formazione continua e uno scambio di buone pratiche che noi facciamo ormai da anni e per esempio l'ebook in progress che abbiamo fatto, cioè fatto dal Formez in collaborazione con PA Social, è un esempio di questo, cioè aggiornarsi continuamente, vedere cosa fanno anche gli altri per poterli, come dire, superare e promuovere nuove iniziative e nuove best practice. Chiudo dicendo che questa è una rivoluzione in corso, cioè non è una rivoluzione, come dire, stiamo sognando, quindi sognata, abbozzata, no, è una rivoluzione in corso, quindi ci siamo dentro, bisogna semplicemente, tra virgolette, andare avanti e continuare su questa strada. Grazie.